Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo il fegato alla veneziana, buonissimo. Adesso vi do gli ingredienti, cominciamo. Allora, ho preso del fegato di vitello, che ho fatto già a pezzetti, l'ho messo a bagno con un po' di acqua e un pochino di aceto, circa un quarto d'ora. Poi ho tagliato due cipolle di questa grandezza e le ho fatte tutte quante a anelli. Poi ci vuole un po' di olio extravergine d'oliva, il sale, il pepe, mezzo bicchiere di vino bianco, del burro e il prezzemolo. E andiamo ai fornelli. Eccoci qua. Allora, abbiamo messo dell'olio extravergine d'oliva un filo così, poi mettiamo il nostro burro e facciamo sciogliere insieme. Alziamo un po' la fiamma, facciamo sciogliere bene. Eccoci qua, si è sciolto anche il burro, aggiungiamo le nostre cipolle, poi le facciamo rosolare, però dopo le facciamo anche stufare, quindi non devono diventare dorate, devono diventare solo morbide. Tanto le facciamo andare un pochino. Eccoci qua, vedete come si è ammorbidita? L'ho fatta andare all'incirca una decina di minuti, poi a me la cipolla piace tanto, quindi ne ho messo due belle grosse grosse. Adesso aggiungo i nostri 600 grammi di fegato. Oh, alziamo un po' la fiamma e buttiamo un po' di vino bianco. Facciamo evaporare, ma non deve cucinare moltissimo, perché altrimenti il fegato diventa troppo duro, invece deve rimanere morbido e si deve insaporire bene. Facciamo evaporare. Massimo 10 minuti di cottura e pronto. Eccoci qua, manca ancora qualche minutino, mettiamo il sale, eccoci qua, e mettiamo anche il nostro pepe. E tra pochino andiamo a impiattare. Eccoci qua, è pronto. Neanche 10 minuti di cottura, è pronto, andiamo a impiattare. Eccoci qua, è pronto, l'ho impiattato, adesso mettiamo un po' di prezzemolo e il mio fegato alla veneziana è pronto. Se volete vedere questa ricetta andate su YouTube e scrivete fegato alla veneziana della Vispa Teresa, così mi trovate subito. Vi ricordo sempre un gran saluto, cliccate sempre a campanella perché io vi terrò sempre aggiornati. Ciao!